Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Tom Daddy Gamers e oggi siamo tornati su Skyrim. Allora, nello scorso episodio eravamo rimasti qui, avevamo finito con il... qual era la missione? Aspettate che non mi ricordo, avevamo... Ah sì, siamo andati a Golden Glove, alla tenuta Golden Glove, e abbiamo distrutto i tre alveari, abbiamo preso quello della cassa, che non mi ricordo come si chiama la... Di quella, il nome di quella e basta. Poi siamo ritornati qua e gli abbiamo parlato. Ora ci ha dato un'altra cosa, ci ha detto che dobbiamo parlare con ecco, con Maven Rovonero. Allora, e noi cosa facciamo? Andiamo a parlare con Rovonero. Vieni un Vediamo attimo. cosa vuole. Però Niruin vuole parlare con noi e non so cosa vuole. Sì, non voglio parlare con Che stai l'armadio. pensando? Stai cominciando a Vediamo. far colpo su parecchie persone qui, fra cui me. Volevo solo che lo sapessi. Puoi insegnarmi a tirare meglio con l'arco? Come sei finito nella gilda? La gilda fornisce altri servizi. Chiediamogli come sei finito nella Vivevo a gilda. Valenwood e lavoravo nella cantina di mio padre. Credimi se ti dico che producevamo il miglior vino che tu abbia mai assaggiato. Gli affari andavano bene, guadagnavamo un mucchio di denaro, avevamo una Bene. casa enorme e un'incantevole giovane donna mi era stata persino promessa in sposa. Addirittura. Perché ti sei lasciato tutto quanto alle Perché spalle? era una vita monotona, ogni giorno sempre le stesse cose: lavorare alla cantina, far visita agli amici, presenziare a ricevimenti con gente della quale non mi importava nulla. Volevo un po' d'avventura, provare il brivido del pericolo. Ok. Cos'hai deciso di diventare? Un ladro? No, sì. Non era una domanda. Cosa hai deciso di... così hai deciso di diventare un Entrai in una ladro? gilda a Valenwood. Mi pare si facessero chiamare le Mezzelune d'Argento. Ho trascorso diversi anni a lavorare per loro. Ho guadagnato parecchio, ma non mi importava dell'oro, non ne avevo bisogno. Lavoravo per loro perché mi piaceva, mi faceva sentire vivo. Come sei finito qui a Beh, Skyrim? dopo un po' mio padre scoprì quello che facevo. Una notte mi affrontò e mi mise di fronte a una scelta. Avrei Ok. dovuto lasciare Valenwood o mi avrebbe fatto arrestare. Mi diede un giorno per salutare tutti. Un giorno. Deve essere stato Sono finito a Skyrim grazie a difficile. un contatto che avevo conosciuto quando ero nelle Mezzelune. Il buon vecchio Delvin. Mi presentò a Gallus e da allora sono rimasto sempre qui. Sai una cosa? Se tornassi indietro, rifarei tutto quanto. Ok. Va bene. Rivolgiti a Grazie di me aver se hai parlato. bisogno di altro addestramento a tiro. Certo, mi rivolgerò sicuramente a te quando ne avrò bisogno. Ora, no, non posso. Ok, apriamo Riften. Ah, il Rovo Nero di Riften sono uno tra i clan più influenti di tutta Skyrim. Quindi lei fa parte di un... Oh, ecco, qua usciamo. Di una gilda fa parte... No, scusa, di un clan, credo. Di nuovo sempre Talos. Come può aiutarti quest'umile serva di E Nura. Talos? Cos'è stato? Cosa? Chi è? Ah, c'è uno... un segugio della morte. Oddio. No, no, Lidia. Oddio. Un segugio della morte, non l'ho mai visto. Grande, Nura. Segugio della morte. Carne di cane. Collare del segugio della morte. Che posso venderlo. E frecce. Ok. Non hai un bell'aspetto, senza offesa. Un cane Sei arriva sposato? e... Talos ti benedica. Fiore di montagna. Talos ti benedica. Grazie. Bellissimo. Guarda che bello E che è anche tu Talos. sei di queste parti, eh?
Ora dobbiamo andare di qua. Parliamo con Maven Rovo Nero. Ecco, di qua è. Poi se abbiamo tempo alla fine della missione andiamo anche a vendere qualcosa perché ci sono anche altre cose che nella scorsa volta che ho venduto Popolo di non ho Rifter, venduto ascoltate perché... le mie parole. Il ritorno dei draghi non è una semplice coincidenza. Questo è uno dei segni. I segni che Lady Mara si dispiace della vostra ebbrezza senza freni. Gettate via le vostre caraffe piene di liquidi ignobili e Oh, sei tu. accettate gli Sei qui per insegnamenti dell'Arcella estorcermi di Kain. qualcos'altro? No, Come stai tranquillo. mai i caduti abbiamo già possano parlato di le loro questo. anime Tale. raggiungere Sora. Sei un nuovo arrivo. Possiamo sicuramente Rilassati, padre, trovare... stai facendo una scenata. Persone All'ho già devono visto. essere Dove, lasciate. dov'è? Cosa desideri? Maven? Guarda la distilleria. Abbiamo sentito tutti del ritorno dei draghi. Non c'è Dov'è bisogno di certi Maven lavori. Rovo Ho Nero? bisogno di recapitolare Di i sopra? principi Rovo Nero. Sì. Sto bene, Talen. Me ne andrò da quest'antro di ingiustizia. Ah, di Non ho sopra, nulla sì, da infatti mi spartire. A parte sembrava. che continui a Ok, tenere di due qua. sermoni al tempio. Eccolo qua, Maven. Dunque, sei tu. Eccola. Non mi sembri un granché. Grazie. Sono il numero uno in quello che faccio. E se saltassimo la conversazione, mi dispiace che tu sia delusa. Sono il numero uno in quello che Quella faccio. che traspare è fiducia nei tuoi mezzi o arroganza? La linea che li separa è sottile. Devi capire che è passato molto tempo dall'ultima volta che Brynjolf mi ha mandato una persona affidabile. Non hai fiducia nella Gilda? Fiducia? Io non mi fido di nessuno. A me Ma beh. interessano solo causa ed effetto. Il lavoro è stato portato a termine in modo soddisfacente. Niente mezze misure. Non avrai qualche. No, non avrai quel problema con me. No, non avrai quel problema con me. Da dove comincio? Non avrai quel Spero problema di con no. me. Questo è un lavoro importante. Ho un concorrente chiamato Distilleria Onninbrew che voglio mettere fuori gioco. Voglio anche scoprire come hanno fatto ad aprire il locale così in fretta. Ok. Da dove Va alla comincio? giumenta bardata a White Run e cerca Mallus Maccius. Ti darà tutti i Ok. dettagli. Va bene. Ok. Lo ripeto, nel caso non fossi stata chiara, non mandare all'aria questo lavoro o te ne pentirai. Va bene. Questa donna non mi sembra molto fiduciosa di sé e non mi sembra neanche molto simpatica, sinceramente. Un po'... Sì, insomma, non è tanto socievole come signora. Oltre che cosa fanno? No, è morto. Maestro vampiro. È un vampiro? E invece c'è un altro Segugio della Morte. Non è stesso di prima. Ok, vabbè. Usciamo e andiamo a Whiterun. Black Barrier. No, Black Brior. Ecco qua il cavallo. Ti serve Ok. un passaggio? Posso Sì, portarti in Sigar. qualsiasi capitale dei feudi. Dove vuoi andare? Vai, ora ti dico dove voglio andare. Voglio andare a Whiterun. Ecco Sali e qua. ce ne andiamo. Vai, portami. Più veloce. Ah, e oltre, quando se avrò tempo, quando andiamo a vendere le cose, oltre a vendere, compriamo anche una spada a una mano. Perché, come avrete visto dallo scorso episodio, che mi hanno attaccato così, sono rimasto con un'ascia che mi faceva rallentare altre cose e... Sono rimasto veramente... Ho i destrieri più Insomma, mi veloci hanno di tutta ucciso là, Skyrim. malamente. Devo andare dentro a Whiterun. No, vediamo sulla mappa perché non l'ho ancora guardata. Mappa, devo andare qua. Parla con... No, parla a Mallus Maccius. Ok, che allora credo sia di qua. Credo. Ho
Vabbè, senti, entriamo a Whiterun. A Lidia invece devo dargli qualcos'altro. Un'armatura leggera e anche una spada e lo scudo perché l'ascia è troppo pesante. E insomma si fa sempre vedere se... rischia sempre di farsi vedere dai nemici, perché sentirsi neanche vedere, perché hanno il proprio... è più, fa tanto rumore con l'ascia. Poi siccome Bello è freddo pesante, quindi... pungente. Il gelo non farà bene al mio raccolto. Lo so che non fa bene il freddo raccolto, però non posso farci niente. Di qua. Hai l'aria stanca. Perché non te ne torni a casa e riposati? Strumento a bardata. Allora, ragazzi, lo so che mi dispiace tanto che i gameplay a me non mi vengono bene, che magari a voi vi danno anche, dopo un po' vi annoiano perché non riesco a intrattenervi bene e mi dispiace come cosa tanto. Qua dove avevamo trovato Sadia. Stai Un uomo non può bere in pace? tranquillo, sono solo venuto qua per parlarti. Ma Venna ha detto che mi stavi Sarò breve, aspettando. abbiamo molto da fare. Il Ok. proprietario di Onnibrew, Sabjorn, sta per tenere una degustazione per il capitano delle guardie di Whiterun e noi metteremo del veleno nell'idromele. Ok. Hai il veleno? No, no, è questa la bellezza del piano. Sarà Sabjorn a darcelo. La distilleria è infestata dagli Cioè? Skiver, lo sa tutta la città. Veleno e idromele non vanno molto d'accordo, capisci che intendo? Sì. E cosa dovrei fare? Passerai da quelle parti e darai una mano al povero vecchio Sabjorn. Ti darà il veleno da usare con gli Skiver, ma tu lo verserai anche nella cisterna di fermentazione. Va bene. Amed e Ingegnoso. io abbiamo impiegato settimane nella pianificazione. Ci serve solo qualcuno come te che entri e lo porti a termine. Ora va, Tranquillo, lo prima farò. che Sabjorn si ricordi di avere un cervello e chiami qualcun altro per fare il lavoro sporco. Ok. Cioè, come faccio a raggiungere le cisterne per la fermentazione? Perché fai tutto questo? Perché disturbarsi a avvelenare il nido per Sabjorn? Non so fare le pronunce, l'ho appena detto prima. Vabbè, come faccio a raggiungere le cisterne per la I due fermentazione? edifici sono collegati da gallerie scavate dagli Skiver che infestano la distilleria. C'è un ingresso nel seminterrato del deposito che era bloccato con delle assi. Ho già tolto le assi per far infestare la distilleria. Dovresti iniziare da lì. Va bene. Che ne dici di entrare dalla distilleria? Sabjorn chiude tutto a chiave. Se riesce Ah. a passare da lì, fa pure. Va bene, ci provo. Va bene. Andiamo. Ricorda, a Sabjorn servirà una mano. Fa le cose come si deve. Certo. Le farò. Se vuoi assaggiare l'idromele migliore di tutta Skyrim, sei nel posto giusto. Tranquillo, no, non voglio assaggiare in questo momento. Usciamo, andiamo. Allora, dobbiamo andare. Mappa. Qua, in questo. Parla con Sabbior. Ragazzi, veramente io Ben non sono trovato, capace di Sabjorn. pronunciare un nome. Scusate, non picchiatemi per questo, per piacere. Apriamo Skyrim. Ragno gigante che abbiamo ucciso ancora all'inizio, inizio, inizio di Skyrim. Proprio i ricordi. Ok. Scendiamo. Ecco qua. Ora dobbiamo camminare un po' per andare fino a là. Salta, grazie. Oh, ecco qua. Dai, siamo quasi. Ok,
Ok, ecco qua l'entrata. Distilleria Onningraf. Ecco qua. Hai da fissarmi? Non vedi che ho da fare? Ma sono tutti così scorbutici, mamma mia. Che hai da fissarmi? Non vedi ancora. Che ho da fare? Ho capito che hai da fare, però qualcosa non va? Stai prendendo gioco di me? No. Dai un'occhiata a questo posto. Oddio. Sto aspettando il capitano delle guardie per fargli assaggiare la nuova Onningbrew Riserva. Va bene. Se vede la distilleria in questo stato, per me è la fine. Potrei essere in grado di aiutarti? Sul serio? Suppongo che tu non lo faccia in maniera disinteressata, ho indovinato? Spero non ti aspetterai una ricompensa finché il lavoro non sarà stato completato. Tranquillo. Persuadi, intimidisci, vediamo. Accetterò solo a queste condizioni. Sarà meglio per te o mi metterò a urlare Skiver? Basta che mi paghi a lavoro finito. Accetterò solo a queste condizioni. Io invece ragiono diversamente, per cui scordatelo. Basta che mi paghi al lavoro finito. Chiedo solo di eliminare questi parassiti una volta per tutte, prima che la mia reputazione vada completamente distrutta. Va bene. Come elimini i parassiti una volta per tutte? Ho comprato del veleno. Stavo per chiedere a quel fannullone buono a nulla del mio assistente Mallus di occuparsene. Sembra sia sparito. Metti il veleno nel nido dei parassiti. Questo certo, dovrebbe certo. impedirgli di riprodursi. Affare fatto. Non tornare da me finché anche l'ultima di quelle creature non sarà morta. Stai tranquillo. Ok, andiamo. Dovrò ripulire questo macello. Allora, dobbiamo andare... Vediamo se ci ha dato il veleno. In teoria adesso non so dov'è qua. Veleno debole da paralisi, veleno frenesia. No, non è. Non è. Vabbè. Non ti è chiaro qualcosa? Ora vado, stai tranquillo. Dai, usciamo. Seminterrato di Onningraf. Richiede la chiave, grazie. Ce l'ho già perché sono bravo. Me l'avrà data lui sicuramente. Uno Skiver. Chi è? No, Skiver. Dai. Brava. Qua frecce non ci sono. Lui? Neanche? E lui che ne ha tirate tantissime? Oh, là. Ora dobbiamo... qua cosa c'è? Tappo, tappo. Ok, boccali. Idromele. Va bene, dobbiamo andare di qua. C'era una trappola, veramente c'erano due trappole. Non ho neanche fatto caso. Siamo giù. Tu con l'ascia, stai attenta. Che uomo, però fa tantissimo rumore. Per piacere. Non dimmi che ci sono dei ragni. Anche se ho questo presentimento. No. Lidia. Che cavolo. No. Basta. Ma no. Vuole morire o no? Oh. Madonna. Immortali sono. Ok. Io ho detto stare giù. Lidia, piacere, non sta a fare rumore. Anche se mi sa che sono stato io con le ragnatele. No, io non ci passo con le ragnatele di nuovo.
cosa c'è? Botte di idromele Onigrave. Ci sono le idromele, giustamente. Sì, dai, prendiamone tutte. Così almeno le vendo. Piano. E questo? Sacca di ragnatele. Coda di Skiver. Ci sarà qua? Ora faccio rumore, mi sa. Ok, non mi ha sentito nessuno. C'è il ragno. Ecco. Ok, attenta. Stai fermo. Ferma, Lidia. Ok, siamo nascosti. Ci sono tutti i ragni. Mamma, quanti ce ne sono? Che in teoria sono nascosto. Vediamo, dai che se ne va l'occhietto. Ok, ecco. Ha usato tutta la stamina per fare il colpo. Ok, colpito. Stai attenta. Madonna, il ragno congelante, no! Lidia, devi stare indietro. Ok. Dai, vattene. Ok. Lidia. Lidia, vai indietro. Oh. Perché devi restare qua, Lidia? Torna indietro, no? Se no ti vedono. Ok, bravo. Ora, senza farci vedere. Ci ha visto. No. No, non venire qua, non venire qua. Sta venendo qua. Eccolo. Lidia, girati. Ma ha colpito me. Ok. L'altro non ci ha visto. Oh sì. Lidia. 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 Grazie. Ok, non sono più avvelenato. Era... è qua? No, non più. Frecce. Sono stato congelato. Ora. Non lo vedo. Eccolo. È morto. Ok, perfetto. Ragno congelante, prendiamocene una giusta per... Ok. Ora lentamente. Qua esce qualcosa, no, vero? Ok. Qua non vedo niente. Ora giriamo qua piano. Ok, non c'è nessuno. Qua credo di sì. Mi sembra un posto abbastanza pieno di nemici. Cos'è? È sceso qualcosa? No. Ok. Qua c'è fieno. Ok, che posso nascondermi. Qua non c'è niente. La trappola. Mi ero dimenticato. Ok, ecco la trappola, perfetto. Ok, qua c'è un'altra trappola. Via. Ok. Piano. Ok. Scendiamo piano.
Passo la botte, posso guardare, no? Ok. C'è uno skiver. Che è morto, credo. Lidia, per piacere, stai indietro. Qua. No, Lidia. Non ci hanno visto, vero? Basta. Giustamente Lidia. Si mette in mezzo. Lidia. Lidia, torna indietro. Lidia. Lidia. Grazie. Fammi passare, Lidia. Oh. Ma non sei sempre in mezzo, però, eh. Ma è una volta che ti sposti? Ok, qua c'è qualcuno. Vediamo se c'è qualcun altro. Piano. Qua? No, niente. Un altro skiver. No, non è morto. No! Il mago. C'è un mago. Il mago. Brava Lidia, vai addosso. Ok, proteggimi, brava. Io provo a colpire intanto. Sì, è morto, perfetto. Uno gliel'ho infilato proprio in testa. Perfetto. Oh, allora, diario di Amelin. Oro, magica minore, cura minore, perfetto. Questo mi dà gli attacchi con l'arco, infliggono danni maggiori 15%. Utile. Utile, utile. Freccia acciaio. Prima di proseguire, però, io vorrei leggere il diario che abbiamo preso appena adesso. Dov'è? Qua no. Libri. Vediamo. Eccolo qua. Diario di Amelie. Leggiamolo, dai. Allora, 10 anni di umiliazioni, 10 anni di prigionia, 10 anni di esilio. I bambini mi tiravano pietre e le donne mi sputavano. Mi sputavano contro mentre venivo trascinato nella prigione di Whiterun. Mi consideravano un pericolo per la loro misera esistenza, descrivendomi così folle e come folle e pazzo. Come potrebbe un folle evadere di prigione senza farsi scoprire? Come potrebbe un malato di mente creare un'imponente armata di skiver? Ah, quindi questi erano suoi skiver. Quindi erano, come posso dire, addomesticati in un certo senso. O forse li aveva improntizzati o fatto robe del genere con qualche pozione. Il mio apprendistato da alchimista a Whitehold. Sì, quindi forse avrà tipo creato una magia o una cosa che può... una pozione che può ipnotizzare, tipo. Anche quelli furono giorni cupi. Ero circondato da spacconi egoisti che non potevano competere con la mia capacità. Le loro mancanze erano compensate dalla mia eccellenza. Apprezzavano il mio genio? Si compiacevano per i miei contributi? No, i miei insegnanti mi bastavano e mi bastonavano e mi definivano irresponsabile. L'arcimago finì per buttarmi in mezzo alla strada come un comune pezzente, mentre i miei nemici abbassano la guardia e si dimenticano di Amelin e dalla sua intelligenza suprema. Io assemblo il mio esercito, ogni singolo brandello della mia sapienza impiegato per preparare la loro morte, grazie all'inconsapevole aiuto di Subjord. Ah, ma quindi lui ha aiutato questo. Però lui si lamenta che ci sono gli skiver. La mia legione diviene più forte ogni giorno che passa. Impossibile non cogliere l'ironia. Gli ingredienti che lui
Gli ingredienti che lui utilizzava per creare la sua pessima bevanda sono gli stessi che servivano a far prosperare la mia stirpe. Quindi lui usava quel liquido per credo addomesticare gli skiver con quel liquido. Ok. O la pagheranno la loro indifferenza alla catastrofe imminente mi diverte. Sottomerò Whiterun e osserverò Winterhold, scusate, bruciare tra le fiamme, e quando subiranno la mia furia, mentre la mia progenie sarà intenta a strappare le carni dalle loro ossa, verranno ai miei piedi implorando pietà, ma non ne avranno alcuna, e nemmeno misericordia o indulgenza. E io riderò e danzerò ed ascolterò sui loro cadaveri dilaniati. Il momento della rivincita è giunto. 10 anni di sofferenza, 10 anni di miseria, 10 anni di morte. Wow, bello. Quindi lui Brynjolf aiuta. Non è Brynjolf. No, Brynjolf aveva detto. No, scusate, forse era. No, volevo dire questo. Quello che vuole che gli Skiver non lo disturbano con sulle sue botti è lo stesso che ha aiutato questo a fare questa cosa, perché comunque ha usato il suo liquido. Cos'è? Ha usato il suo liquido. Attiva nido. Metti il veleno nel nido. Avvelenato nido, ok. Ecco, vedi l'alchimia, ecco qua. Il laboratorio dell'alchimia. Poi c'è il libro dei tre ladri. Anonimo. Siamo passati di livello? No, beh, per quanto? Per pochissimo. Vabbè. Poi c'è una pozione, perfetto. La cassa la apriamo, basilare. Ok, di qua. No. Perfetto. Cosa c'è dentro? Oro. Va bene. Sedia. Basta. Dietro c'è qualcosa, no? Che ora possiamo proseguire. Qua sotto? No, non credo che esca. Cioè, non c'è niente sotto. Basta. Finito. Devo fare qualcosa. Ah no, ecco, devo proseguire di qua. Vediamo, sì, in teoria sì. Proseguiamo di qua. Sempre abbassati, senza farci vedere. Ok, piano. Ok, non c'è sentito nessuno, vediamo qua chi c'è. Di nuovo le trappole, giustamente. Io non le vedo mai. Ok, a posto, finito. Ok, ora ritorniamo da lui. Mettiamo via l'arco. Cosa c'è qua? Cosa devo fare? Idromele. Sempre idromele. Idromele. Devo andare. Qua devo mettere qualcosa. Vediamo. No, non devo saltare. Cosa devo fare? Non mi viene fuori niente. Lancio una freccia a caso. Sì, in effetti non era così tanto utile lanciare una freccia. Devo avvelena le cisterne di Onimbrev. Proprio quello che devo fare adesso. Però vediamo. Richiede la chiave. Chiave del birrificio. Caraffa. Deve esserci veleno. Per forza. Sacca grande. Lattuga. Sacca, niente. Proviamo a salire un attimo di sopra. Niente, sempre quelli. Tutti calici, calici. Candele. Botte di ridomele.
Ah, ecco, ok. Devo salire sopra. Beh, sì, era anche abbastanza prevedibile. Ok. Cosa c'è qua? Proviamo ad aprire. Ok, di qua. Sì, sta troppo veloce. No. Perfetto. Cosa c'è dentro? Oro, rubiamolo. Oh, passaggio di livello. Livello 9. Perfetto. Ora, un attimo. Nuovo livello. Cosa facciamo? Sempre vigore. Io aumento. Sì. Oh, 140. Però sapete cosa voglio aumentare io? No, fermo. Voglio aumentare la furtività. Ecco qua, entriamo. Voglio arrivare qua, alla mira letale. Perché se voi vedete, gli attacchi furtivi con arco infliggono 3 volte l'entità del danno standard. Ed è veramente tanto bello. Però prima devo arrivare al livello 30 della furtività e qua dopo al livello 40. Quindi per ora possiamo solo questo fare. Amico delle ombre, prossimo grado, quando ti muovi in modalità furtiva è più difficile individuarti del 25%. E cosa facciamo noi? La mettiamo. Perfetto. Ora ci richiede anche qua livello 40. Qua livello 30. Io sono a livello 29, mi manca un livello per arrivare al... Sì, insomma, un livello della furtività. Perfetto. Coperchio della del distillatore, ok. Avvelena. Dobbiamo... A posto, l'ho avvelenato? Perfetto. Andiamo. No, la chiave è qua. Perfetto. Ok. Siamo arrivati a 37 minuti di video. Non so poi quanto verrà il video. Ovviamente diteci se vi piace, cioè se preferite che facciamo video così lunghi o se preferite che facciamo più corti. Oh, guardate, c'è Malus. Oh, Sabjorn. Oh, la pronuncia, Sabjorn. Vuole proprio vedere adesso, vai. Sabjorn. Lavoro finito. Era ora. Ho dovuto perdere tempo con il capitano in attesa che tu finissi. Sei tranquillo? E il mio compenso? Dovrai attendere che il capitano abbia finito. Nel frattempo puoi farti un giro nei paraggi. Va bene. Come hai fatto? Ops. Bene, Sabjorn. Ora che hai risolto il tuo problema, che ne dici di farci assaggiare un po' del tuo idromele? Servitevi pure, mio signore. È il mio idromele migliore. L'ho chiamato Honeybrew Riserva. Sono certo che vi accarezzerà il palato. No, andiamo. Questo è idromele. Non uno di quei vini da sorseggiare lentamente. Per gli otto. Cosa c'è qui dentro? Io non lo so. Cosa c'è che non va? Mi avevi assicurato che questo posto era pulito. Farò in modo che tu rimanga in gattabuia per il resto dei tuoi giorni. Ecco. No, vi prego. Non capisco. Fa silenzio, idiota. Non avrei dovuto fidarmi di questo posto. Dopo che era stato invaso dalla sporcizia. Vi prego, non è come sembra. Attenzione. Parliamo? No, niente. Adesso si mette a parlare con Ti nomino responsabile Malus. Finché non risolvo questa faccenda. Sarà un piacere. Tu verrai con me a Dragon Reach. Vedrai come ti si rinfrescherà la memoria nelle segrete della città. Ah. Ascoltate. Vi assicuro che è tutto un grosso malinteso. Ti ho detto di muoverti. Addirittura. Addio, Sabjorn. Ora però devo seguirlo. No, parliamo con Malus. Così non poteva andare. Lo so. Mi serve altro prima di tornare a Riften? Devo dare un'occhiata ai libri di Sabjorn. Dunque Maven vuole scovare il compagno segreto di Sabjorn, eh? Sì. Ispeziona pure l'ufficio di Sabjorn. Tiene la maggior parte delle sue carte nascoste nello scrittoio. Questi ti aiuteranno. Va bene. Ok. Non hai mai parlato con di quel lunatico
che veniva nelle gallerie. Che intendi fare con questo posto? Vabbè. Ricorda di mettere una buona parola con Maven per me. Certo, tranquillo, lo farò. Ora, dov'è che devo andare? Non posso credere che abbia funzionato. Aspetta. Non hai mai parlato di quel lunatico che viveva Ho nelle pensato gallerie? fosse meglio evitare alcuni dettagli nella nostra precedente discussione. Non volevo rischiare che rifiutassi il lavoro. E poi hai fatto un favore a Maven togliendolo di mezzo ed evitandomi di dover sprecare monete assoldando qualcun altro per farlo dopo. Ok. Che intendi fare con questo posto? Iniziare a trasformarlo nella distilleria Rovonero Occidentale il prima possibile. Quella è la parte dell'accordo di Maven. Ok. Mi ha dato l'incarico di occuparmi della fornitura di idromele ed è quello che farò. Ok. Sei in zona e hai bisogno di ricettare merci rubate, fammi sapere. Ok. Va bene. Ricorda di mettere una buona parola con Maven per me. Certo. Non puoi farlo! Fermati subito. In Ma da nome dove è di Rogan. arrivato? Ma no! Vabbè, paghiamo. Se la metti così, credo che per questa volta possiamo chiudere un occhio. Ah, beh, se la pa se, se lo pago non mi. Non mi. Vabbè. Ma identifica il socio segreto. È di sopra, ma Non guarda posso te, oh. credere che abbia funzionato. Veramente scusate, io non so veramente seguire le frecce. Dove sono le scale? Erano qua. Scale, scale. Ok, aspetta, andiamo su questa stanza. Vediamo. Ecco, era di qua. No! Grande, sono un grande. Sono caduto. Ora andiamo di qua. Oh, ecco qua. Apriamo. Delle vesti ci sono. Nota promissoria. Identifica socio segreto. Ok, individuato. Torna da Maven Rovonero. Ora devo tornare da lei. Ok, eccoci qua. Eccomi Ti serve qualcosa? ritornato. Certo. Posso portarti in qualsiasi Bjorlam. capitale dei feudi. Dove vuoi andare? Sai dove voglio andare? A Riften di Sali e ce nuovo. ne andiamo. Vai, andiamo. Lady è ancora qua, vero? Ti stavo Posso cercando. aspettare qui? Mi è Chi è? stato chiesto di consegnarti una cosa personalmente. Vediamo un Cosa? po'. Ah, una lettera dello Jarl. Dello Scendiamo i Jarl? ranghi della società, eh? Pare proprio di sì. Ora devo andare. Ok. Una lettera dallo Jarl mi è arrivata. Andiamo, libri. Qua, lettera dallo Jarl. Kine, lascia che mi presenti. Mi chiamo Sidgeir. Sidgeir, vabbè. Credo sia così, poi correggetemi se sbaglio. E ho il privilegio di essere lo Jarl dell'antica e fiera città Falkreath. Ok. Il valore delle tue gesta ha destato la mia attenzione. Se ti interessa diventare Thane del fendo di Falkreath, mi piacerebbe discuterne con te la prossima volta che ti trovi a Falkreath. Oltre all'onore di un titolo simile, hai diritto
ai miei Tain viene assegnato un uscarlo personale. In confidenza posso dirti che nel caso in cui i tuoi servigi si rivelassero proficui, potrai acquistare un appezzamento di terreno nel feudo di Falkrit. Aspetto di vederti di persona, in fede, Jarl Sidge di Falkrit. Ok. Anche se ce l'abbiamo già Come che è ti Lydia, aspettavi? e noi siamo il Thane di Whiterun. Devi vedere Lirten con i tuoi occhi. Non so se Fascinante. l'ho già vista Ti abbastanza assicuro. volte, sai. Non so se. Vabbè, vedremo la prossima volta. Ora dai che 50 minuti di video. Quasi un'ora, ragazzi. Un'ora che siamo qua insieme a parlare, a fare questa bellissima missione della Gilda. Dai, ritorniamo. Andiamo da Rovonero. Da Maven. Dai. Ok. Ah, il cappello di Senti, Maven. Natale. Sembra quello del cappello di Natale, vabbè. Entriamo. L'ape e il punciglione. Ok, in teoria adesso dobbiamo salire, che è sempre era là. Ok, Non ho saliamo. nulla da spartire con te, Stai quindi. tranquilla, non ho niente da dirti. No, non era qua. Dov'era? Non mi ricordo. Non ho Era di qua? nulla Ah da spartire con sì, te, ecco. quindi vattene. Eccola qua. Spero che Ciao, tu abbia Maven. buone notizie. Certo che ce le ho. Lavoro finito, ecco le informazioni che mi avevi chiesto. Come siete evitati? No, vai. Questo non mi dice molto. L'unica cosa che potrebbe identificare il compagno di Sabior è questo piccolo e strano simbolo. Sì, ho già visto quel simbolo. Bene. Chiunque sia rappresentato da questo marchio misterioso si pentirà di avermi dichiarato guerra. Dovresti Ok. riferire immediatamente questa informazione alla Gilda dei Ladri. Ok. C'è anche la questione del tuo pagamento. Credo che troverai questa cifra più che adeguata. Va bene. Levati Grazie. di torno. Vabbè, ma sei. Ti ho fatto tutti i lavori, mi dici levati di torno. Cerca di fare Che attenzione. scorbutica che sei, però, eh. Ma veramente, ragazzi, scorbutica, non mi piace come signora. Va bene. Ora dobbiamo tornare alla Gilda. Entriamo da qua dietro. Dalla nostra entrata segreta. Oh. Ok, perfetto. Entriamo. Dai che dopo di questo si sta facendo il bagno in vabbè. Confratello, di cosa hai bisogno? Ciao Runa, no, non volevo parlare con te, ma con Brigios. Dov'è andato? D'accordo, è È tutto andato di quello che qua? mi avevi chiesto. Tutto pronto a partire. Brignolf, non potevi restare di Questo là? Eccoti affare va da buon figlio. qua. Pare che il povero Sabiorn sia finito nella prigione di Wytra. Eh sì. Vero peccato. Sì, proprio. È una vera fortuna per Maven. Esatto. Vedo che inizi a capire come funzionano le cose qui. Maven ha detto che hai scoperto dell'altro mentre eri laggiù. Qualcosa di Sì. importante per la Gilda. C'era lo stesso simbolo di Golden Può Glow. essere una coincidenza. Prima Aringot e ora Sabiorn. Qualcuno sta cercando di eliminarci mettendo zizzania tra Maven e la Gilda. Possiamo fare qualcosa? Mercer pensa di sapere come identificare questa nuova spina nel fianco. Vuole che tu lo raggiunga subito. Se fossi in Va te, mi bene. sbrigherei. Non l'ho mai visto così infuriato. Bevanda anacquate. Completato. Perfetto. Iniziata il covo del contrabbandiere. Perfetto. Bene. Ora, fermi qua. Io chiudo qua l'episodio. Lo so che devo andare a vendere alcune cose e comprarmi anche una spada, però non faccio in tempo, mi dispiace. Nel prossimo,
dobbiamo andare a parlare con Mercer Frey, che ci dovrà dire sicuramente delle cose. Ora però io chiudo qua il video, ragazzi, come sempre vi chiedo di commentare, di condividere il video, commentando cosa vi è piaciuto giustamente, come sempre, insomma, e cosa dobbiamo migliorare. Lasciate tutti i mi piace che volete e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!